Dialogando, domande all'origine del pensiero. Cosa significa filosofia nella Grecia antica? La parola greca filosofia, credo sia noto a tutti, significa qualcosa come amore del sapere. Qualcuno si è chiesto però che cosa significa, che cosa sia il sapere e che cosa vuol dire amarlo. In realtà non è così. Per un greco, per esempio, per Aristotele, il termine filosofos, filosofo o filosofico, era un termine insieme a molti altri composti in filo, per esempio Filippos, amante dei cavalli, o Filoginaios, amante delle donne. Ora è chiaro che c'è differenza fra, così, semplicemente essere interessato alle donne e essere un amante delle donne nel senso di Filoginaios, o di essere minimamente interessato ai cavalli ed essere un Filippos, un amante dei cavalli. Questi termini esprimono una passione. L'appassionato di cavalli non parla che di cavalli. E l'appassionato delle donne non devo chiarire ulteriormente. E quindi filosofos, filosofia, filosofein, filosofare, sono in realtà dei superlativi, indicano un atteggiamento di particolare interesse, di estremo interesse, di passione nei confronti della cosa. La filosofia nasce come un superlativo. Solo che noi tutti sappiamo che cosa è un cavallo. E quindi ci immaginiamo che cosa significa essere appassionato di cavalli. Noi tutti sappiamo che cosa è una donna, o dovremmo saperlo, e quindi ci immaginiamo che cosa sia essere un Casanova. Ma appunto nel caso della filosofia, Sofia, che è divenuto un nome femminile, in greco significa molte cose. Il sapere, la sapienza, la saggezza, sicuramente un oggetto più vago e elusivo che non i cavalli e le donne. Questa sarebbe la mia prima risposta, nel senso che indubbiamente è una passione e quindi non è detto che vi sia un momento specifico. Non è detto quando ci si innamora delle donne o dei cavalli, può succedere. Fa parte, direbbe Aristotele, di quelle passioni che l'uomo è in grado di provare, come la malinconia, la collera, il desiderio, il piacere o la pietà, e che verosimilmente altre forme di vita non sono in grado di provare.